Dopo essere stata avvertita del decesso dell'anziano padre in ospedale, aveva subito contattato l'impresa di pompe funebri per prendere in consegna il corpo del padre, ma all'arrivo nel nosocomio il giorno successivo ha scoperto che quello non era il padre, ma un altro uomo e che invece la salma del genitore, dopo un funerale già svolto, era in viaggio verso un'altra regione per la cremazione. È l'assurda vicenda denunciata da una donna siciliana che ora si è rivolta alla polizia per capire cosa sia accaduto e cosa abbia portato allo scambio di salme. L'episodio vede come teatro l'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, sulla costa occidentale dell'isola. Il padre della donna era morto giovedì scorso a causa di un aneurisma all'aorta. All'arrivo in ospedale della figlia e delle pompe funebri il giorno dopo, gli addetti non riuscivano a trovare la salma e al posto di quella del genitore veniva consegnata quella di un altro defunto, ha raccontato l'avvocato della signora. A questo punto sono state chieste spiegazioni e la direzione sanitaria che, dopo alcune ricerche, confermava che era avvenuto uno scambio di salme, così come afferma la donna. Dopo l'arrivo della polizia, si è scoperta che la salma di mio padre era stata prelevata il pomeriggio del giorno precedente ed era stata portata a Paceco, dove era stato celebrato il funerale e si trovava già in viaggio verso la Calabria, dove sarebbe avvenuta la cremazione. Fortunatamente, con una serie di chiamate alle pompe funebri incaricate dalla famiglia dell'altro defunto, che non si era accorta di niente, si è riusciti a fermare la cremazione in tempo.